un bruto, anzi possedeva qualità artistiche. Si scatta dunque un pregiudizio storico, anzi preistorico, grazie ai più celebri studiosi dell'evoluzione umana riuniti in questi giorni al campus Einaudi dell'Università di Torino. Ce ne parla Maurizio Menicucci. Sono il gota della paleoantropologia e se non fosse per la consapevolezza di essere fuori dal tempo ordinario che, specie di questi tempi, li porta a evitare i riflettori, già la loro presenza tutti insieme in Italia con il loro decano, il parigino Henri de Millet, farebbe notizia, come è infatti per il National Geographic che segue i lavori minuto per minuto in esprimere della New York. La vera notizia però è che sono venuti anche dall'Australia per fare mea culpa e ammettere che non siamo noi gli unici artisti della storia. Prima c'è stato lui, il Neanderthal, che realizzava disegni colorati sulle rocce e sul corpo, ornamenti in pietra e conchiglie e perfino flauti in osso. Arte, in l'arte se baila, in l'arte se canta, in l'arte se hace musica. Pertanto, il Neanderthal è un hombre artista completo. Gli ultimi metodi di datazione applicati proprio su alcune figure delle grotte iberiche non lasciano dubbi. Che certezza in percentuale abbiamo? 100%. Oggi siamo sicuri che non è discussione possibile che l'arte Neanderthal esiste. Sugli Alpi occidentali comunque non era di casa, gli unici suoi resti sono stati trovati a Ciotaciara vicino a Borgosesia perché manca quella che è la prima risorsa di cacciatori paleolitici. E in Piemonte, come anche in Lombardia, di selce ce n'è molto poca e anche altre rocce ci sono come quarzite, ma si prestano meno bene della selce per essere scheggiate ricavando un bordo tagliente. A questo punto però non si vede perché limitare le qualità umane agli ultimi due rappresentanti del genere Homo. Attribuire una capacità simbolica e artistica al Sapiens e a un Neanderthal che scopriamo sempre più Sapiens non è l'ennesimo pregiudizio antropocentrico? Penso proprio di sì e credo che questo congresso sia il punto giusto per fare un pochino tabula rasa sui pregiudizi che l'umanità più antica fosse bruta e non fosse invece capace di costruire pensiero simbolico.